No, 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 qua so come finisce, quindi inizio io, ok? Morici, addosso! Ciao a tutti, Creeper! Io sono Cerofi e quest'oggi siamo qui in questo nuovo video di Ark Survival Evolved. Voi me lo chiedete tantissimo, ragazzi, quindi vi ricordo di sostenere il video semplicemente mettendo un like, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E soprattutto entrate nel gruppo Telegram e Discord, dove avviso sempre quando faccio video e live con voi. Mi sono incastrato sopra Kermit. Oggi facciamo un episodio tranquillo, visto che l'anno scorso ho cercato di addomesticare vari. Che cosa stai facendo? Perché? Vabbè, sei fermo. Beh, benissimo. Ho cercato di addomesticare vari dinosauri nello scorso episodio, sono tutti morti. Oggi ho aggiunto la fantastica mod Ozocraft, che permette in teoria di fare delle case epiche. Epiche. Allora, vediamo un po'. Posso craftare quindi questo coso. Eccolo. Che ci permetterà di craftare poi varie robe per fare delle case assurde. Non la conosco molto bene. La usava The Long Gamer. E poi, boh, io non so. Lo scopriamo insieme. Eccola qua. Aspetta. Ok. Così finalmente costruiamo una casa decente. Lo mettiamo qui, ma sì, dai. Allora, fai vedere un po'. Mamma mia. Ah, ok, decorazioni. Foundation. Ma tu sei rincitrullito! Ma. No, aspetta. Per una sola di queste. No, ma. Ma stanno. Stanno trapanando ora! Come possiamo. Pensavo avessero smesso! Ragazzi! È da un mese che non stavano più facendo i lavori a casa mia, ed è stato un momento in cui comincio a registrare, cominciano a fare rumore. Perché la mia vita è sempre così? Ok, allora, comunque, lasciando perdere queste cose che mi stanno facendo disperare, sembra che abbiano smesso, adesso mi porto sfiga. Vabbè, comunque, serve un casino di legna, proprio una roba assurda. Ne serve 100 per ogni singolo coso. Ma è da pazzi come cosa? Adesso vediamo un po'. Se io vado a spaccare quest'albero, quanto me ne dà di legno? Vediamo un po'. Me ne dà 70. Quindi ogni due alberi circa posso farne uno. Ma è una cosa stupida. Quante cavolo di alberi devo abbattere? Vabbè, ci vorrà molto tempo, molta pazienza e lo facciamo. Questo è metallo? Ok, bene. Piano B, ragazzi, devo prendere un bel po' di metallo per fare gli attrezzi in ferro. Magari con quelli ne raccolgo un po' di più, perché sennò divento completamente pazzo. Ho disboscato mezza foresta e ne posso craftare solamente tre. Ah, bene, ok. Ok, ragazzi, li sto craftando. Io pensavo che ne servissero tipo una ventina. In realtà ne serve uno. Letteralmente un lingotto ci fa il piccone. È strana sta cosa, non me l'aspettavo. Vabbè, ok. Pensavo ne servissero davvero tanti. In realtà ne serve uno. Ok, ci siamo. È così facile, ragazzi, che ne posso craftare addirittura la balestra. Guarda qua. Ma è ridicolo, niente facile sta cosa, non me lo ricordavo. Ok. Può sparare sott'acqua. Bene. Interessante, sicuramente meglio del mio arco schifoso. Dai, muoviti. Olè. Perfetto. Ah, bene. Guarda qua che bella. La balestra. Ah. Che ora? Perché? Perché adesso? È l'unico giorno della settimana che ho libero, il mercoledì. È proprio di mercoledì quando registro, questi fanno questo. Mi sentite? Sto prendendo il legno. E fa schifo. È uguale identica all'altra ascia. Vabbè, però magari dura di più. Sto prendendo altro metallo. Proprio qui. Ora. Così faccio anche l'armatura. Ok, sto facendo una borraccia, ragazzi. E voi direte anche: ma perché non stoppi il video e lo fai in un giorno più adatto? Perché non ho altri giorni in cui farlo. Sono disperato. Poi più tardi devo pure registrare la svanilla. Come farò? Quindi, ragazzi, questo video lo facciamo un po' più breve per evidenti motivi che non devo spiegare. La mia vita è sempre così, quando qualcosa può andare storto, va storto sicuramente. Nello scorso episodio mi è morto il coso due volte. Oggi che sembra che stiano tutto bene, mi devono trapanare sopra la testa. Guardate il casino di legno che ho.
Vediamo un po' quante robe posso craftarci. 18, sono pochissime. Però vabbè, le facciamo, ragazzi. E ci facciamo una mega villa. Forse nel prossimo episodio, ragazzi. Perché, guarda, oggi proprio non so come fare. Non voglio che l'episodio sia tutto un trapanamento, capito? È inascoltabile, è inguardabile sto video. Allora, ragazzi, ho fatto questo, questo, questo e questo. Sono pochini, però vabbè. Vorrei raccogliere questa, perfetto. Posso raccogliere il resto? Purtroppo no, perché ce ne andiamo via da qui e ci trasferiamo. Mi è venuta questa idea adesso a caso e ce ne andiamo via proprio. Seguimi, tutti, proprio tutti, via. Ce ne andiamo. Oddio, che casino! Perché? Amico, anche te mi senti? Devi venire con noi, bravo. Perfetto, andiamo. Compagni. Molti di noi potrebbero non farcela. Non so dove stiamo andando, ma ci andiamo in modo convinto e sicuro. Vorrei andare tipo sulle montagne di quella direzione. No, 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 qua so come finisce, quindi inizio io, ok? Morici, addosso! Siamo in 15, lo uccidiamo, dai. Secondo me ci uccide lui, sta a vedere. Ok, grazie al cielo, ce l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, allora. Siamo arrivati in una zona un po' più centrale. Perché ho deciso di trasferirmi a Muzzo? Così mi è venuta questa idea, ho detto, ce ne andiamo. Perché ogni singola volta che dovevo muovermi, dovevo fare viaggi di chilometri e chilometri. Quindi qui sorgerà la mia nuova casa. Fermi tutti. Tutti quanti proprio. Olè. E qua inizierò a mettere le piattaforme. Ok, bene. Guarda che belle che sono. Belli, mi state sentendo? Sono belle. Mi sentite che sono belle? Ok, bene. Allora, amici, qua sto sistemando un po' tutto. Ho messo anche un armadio. Allora, mettiamo qua il legname. Facciamo altre fondamenta. E ne metto proprio le ultime qua dietro. E poi abbiamo finito il pavimento. Perché bisognerà fare tutto il resto, ovviamente. Sì, ho finito. Ne ho fatto pure uno in più che boh, butterò, non lo so. Va bene. Allora, tutti sposti per prima cosa che qua mi dà fastidio. E che cos'era? Boh, non lo so. Allora, tu vai lì in fondo. Perfetto. Ora, cosa c'è? Ah, il legno. Ok, va bene. Posso fare altri armadi? Armadio. No, serve più fibra. Poi, vabbè, il resto, ragazzi, lo mettiamo direttamente in uno di questi qua. Il resto delle cose per costruire, ragazzi, perché lo useremo nel prossimo episodio. Basta. Io mi arrendo, concludo qua. Questi qua ne danno un'ora che trapanano. E quindi, ragazzi, devo per forza salutarvi. Non voglio continuare un video in questo modo. Non si sente nulla di quello che sto dicendo, ne sono sicuro. Quindi, ci salutiamo qui nel prossimo episodio. Trasporterò qua le cose che sono rimaste nella casa vecchia e continueremo a costruirlo. Questa è esattamente la mia faccia in questo momento, ragazzi, la disperazione. Quindi, per favore, sostenete questa serie in questo momento difficilissimo. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!